Io innanzitutto voglio ringraziarvi per essere qui presenti perché nonostante questa non sia diciamo così, una legge mediaticamente forte, diciamo così, come può essere appunto quella sul taglio dei vitalizi piuttosto che quella sulla legge sui rifiuti, quindi vi ringrazio per l'attenzione perché comunque molto spesso si parla di istruzione, di scuola e soprattutto di lavoro. Ma poi appunto entrare nei tecnicismi, in ciò che si può fare sostanzialmente per migliorare il tutto, diventa, diciamo, è un argomento che fa poco presa appunto mediaticamente parlando. Quindi già io vi ringrazio davvero per la presenza. E niente, è proprio per questo la legge che presentiamo oggi è una legge che cerca, diciamo così, innanzitutto una legge di estrema attualità, questo bisogna dirlo, perché parla, diciamo, nello specifico dell'alternanza scuola-lavoro, dell'apprendistato e soprattutto di quello che dovrebbe essere il rafforzamento delle competenze, dei nostri giovani pugliesi, ovvero del nostro futuro e del futuro della Puglia. Noi abbiamo pensato a questa legge perché abbiamo voluto agire in maniera, diciamo, strutturata proprio perché nell'ultimo anno in questo primo anno, che poi è anche l'ultimo di legislatura, ci siamo resi conto che la maggior parte degli interventi sono stati sempre interventi, diciamo così, emergenziali, senza mai agire in maniera strutturata per cercare appunto di creare qualcosa che potesse poi migliorare nel corso del tempo e avere appunto un radicamento all'interno della società in maniera appunto importante. La proposta di legge quindi nasce da una parte dalla necessità appunto di valorizzare quello che è il capitale umano dei nostri giovani studenti pugliesi e non studenti. E dall'altro, quindi rimettere al centro il merito, e dall'altro valorizzare il sistema scolastico e il sistema universitario in generale, legandolo a quello delle imprese, andando quindi a creare una vera e propria rete su questo. Inoltre, questo mi preme precisarlo, la legge nasce anche per un adeguamento normativo di cui la regione Il ancora Consiglio appunto non era approva. dotata. Ovvero il nuovo mercato del lavoro che ne vogliamo purtroppo è cambiato con l'introduzione del Jobs Act. Inoltre il decreto legislativo 81-2015, il cosiddetto codice dei contratti, andato ad abrogare quello che era il testo unico sull'apprendistato, testo sul quale faceva riferimento la precedente legge regionale. E per questo ad oltre un anno molte regioni già si erano adeguate e la nostra ancora no, e quindi è stato pensato anche per questo, proprio per adeguare la normativa regionale a quelle che sono le nuove previsioni anche nazionali. Una cosa che vorrei far notare nel titolo, appunto, è che mi diceva un vostro collega, il modello duale. Il termine modello duale non è utilizzato a caso. Perché del settore probabilmente richiamerà subito il modello duale tedesco e che è quello dal quale appunto ci siamo ispirati. In Germania ci sono circa 1.400.000 giovani tra i 15 e i 25 anni che in percorsi di studi e di apprendistato tra i 2 e di alternanza scuola-lavoro tra i 2 e i 3 anni riescono appunto ad avere una formazione teorica ed un'esperienza all'interno di laboratori o comunque uffici piuttosto che fabbriche che gli permette di avere un tasso di disoccupazione in tal senso giovanile più basso di tutta la media europea. E se mi permettete, cioè io ho l'esperienza diretta perché ho degli zii in Germania, ho 5 cugini che prendono la fascia di età dai 18 ai 35 anni e vi dico che sono tutti occupati. Quindi in questo caso abbiamo il 100%. Entriamo però, Francesco, vai con la prima slide. Quindi abbiamo detto i principi generali per quanto riguarda questa proposta di legge sono, come abbiamo detto, il riconoscimento e la valorizzazione del capitale umano,
una promozione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro che possa permettere un'integrazione diretta dei giovani nel nuovo mercato del lavoro, e l'alternanza scuola-lavoro e apprendistato come canali privilegiati appunto di accesso ai giovani al mondo del lavoro. Francesca, vai avanti. Allora, questa è una delle prime novità che abbiamo introdotto, ovvero si punta al riconoscimento del merito dei giovani pugliesi attraverso dei percorsi di mobilità all'estero, ovvero tutti quei giovani studenti che hanno conseguito nel loro percorso di studi risultati eccellenti sia a livello di scuola superiore, parliamo, sia universitaria, è previsto da parte della regione un sostegno sia nell'iscrizione di percorsi di studi all'estero sia in soggiorni, e questo va in linea anche così come è scritto, va in linea con quello che le linee programmatiche europee del piano regionale di garanzia giovani. Vai avanti. Abbiamo cercato di ridare centralità quindi anche agli istituti scolastici, al sistema scolastico, i quali appunto nell'ambito dell'orientamento di quelle che sono le singole esigenze territoriali e dei giovani, quindi si cerca di promuovere dei percorsi mirati appunto a uno sviluppo di un'istruzione, di una formazione professionale di eccellenza. Quindi che cosa facciamo? Promuoviamo delle reti territoriali e dei partenariati tra scuole, aziende e ambiti territoriali di riferimento per sviluppare appunto quelle che poi sono le singole esigenze di ogni territorio, perché questo è molto importante, far riferimento a quello che è la peculiarità singola dei territori, e quindi la rete, quello che diciamo sempre noi, una rete di imprese, diciamo così. La promozione anche della costituzione di nuovi poli tecnico-professionali, e qui mi ricollego anche, vai alla seconda slide, delle previsioni appunto assolutamente nuove, ovvero delle premialità. Sono state previste delle premialità per le istituzioni scolastiche e anche per le imprese. Premialità per le istituzioni scolastiche che progettano e realizzano percorsi virtuosi di alternanza scuola-lavoro e apprendistato duale per favorire le reti di impresa. Allora, quello che dicevamo prima, cioè la regione, attraverso ovviamente un regolamento, dà delle premialità in tutti quegli istituti che attraverso appunto i percorsi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro favoriscono l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani. Allo stesso modo abbiamo previsto anche premialità anche per le imprese, perché appunto abbiamo detto è un sistema di rete, questo, una rete tra istituzione scolastica e imprese e mondo del lavoro. Premialità per le imprese quindi che rendono effettivo l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. In questo caso noi abbiamo dato un indirizzo preciso alla regione, che ovviamente regolamenterà il tutto tramite la giunta, però, no, Francesco, torno un attimo indietro. Se vedete abbiamo dato delle premialità precise appunto in termini di punteggio nei bandi pubblici riferiti proprio a quelle aziende che sviluppano, insomma, si sviluppano nel proprio settore di pertinenza. Allora, un'altra cosa molto importante che dobbiamo in questo caso precisare, sono la proposta di legge tiene ben presente quelli che sono stati gli accordi e i protocolli siglati a livello nazionale in attuazione appunto di quelle che poi sono le linee guida europee. Ne cito solo due, ovvero l'accordo sul progetto sperimentale recanti azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale, e in ultimo, che secondo noi è anche quello forse un po' più importante, è il protocollo d'intesa siglato appunto tra Regione Puglia e il Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro il 13 gennaio 2016, nel quale appunto accordo mette al centro i percorsi di alternanza scuola-lavoro. Questo è un intervento che rientra nell'ambito dei PON, delle risorse PON, che ha previsto un finanziamento di 60 milioni di euro
per l'annualità 2015 e 60 per il 2016, e quindi abbiamo ritenuto importante, con appunto l'obiettivo di sviluppare un sistema di occupazione di centri di formazione professionale e sostenere i percorsi di IFP, ovvero di istruzione e formazione professionale nell'ambito del sistema duale, e abbiamo, abbiamo messo appunto questa previsione proprio perché questo richiamo, diciamo così, proprio perché secondo noi è importante sfruttare quelle che sono le risorse che ci vengono messe a disposizione, che troppo spesso ci viene detto, e qui lo dico tranquillamente anche dallo stesso assessorato, che non ci sono mai soldi. Invece poi puntualmente i soldi finiscono perché semplicemente non vengono utilizzati nella maniera corretta. Abbiamo quindi previsto un sostegno alla promozione, come abbiamo detto, a reti territoriali per la costruzione di reti di impresa. L'apprendistato, i percorsi di apprendistato. Allora, come sappiamo, i percorsi di apprendistato sono tre, di tre livelli sostanzialmente. Ve li cito, giusto per chiarezza. Il primo livello è l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Secondo livello, apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Terzo livello, apprendistato di alta formazione e ricerca. Allora, senza entrare nel dettaglio delle singole previsioni dei tre livelli di apprendistato che sono materie di regolamento regionale, vi cito solo quelle che sono le novità che andiamo ad introdurre con questa legge. La prima è la promozione, e questo è importante, la promozione di specifici intese e protocolli con MIUR, Ufficio Scolastico Regionale e singole istituzioni scolastiche, per la definizione di percorsi specifici legati a quelle che sono le esigenze territoriali. E questo riguarda soprattutto quello che è l'apprendistato di primo livello, ovvero il diploma di maturità per intenderci. Una seconda novità sono la previsione di contratti di apprendistato a tempo determinato per attività stagionale nei distretti produttivi pugliesi, questo con il duplice fine, ovvero quello di valorizzare il capitale umano nei diversi settori di eccellenza e quindi valorizzare quelli che oggi ci sono in Puglia, ovvero i vari distretti produttivi, che sono delle realtà che dal nostro punto di vista dovrebbero essere appunto maggiormente valorizzate. In ultimo, il terzo punto, diciamo così, all'interno delle novità che introduciamo con questa legge, è dato dall'apprendistato di alta formazione e ricerca, ovvero vengono promossi degli accordi tra parti sociali e istituzioni per il sostegno appunto di quei percorsi di master, dottorato di ricerca, laurea triennale specialistica e il conseguimento del titolo di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e questa è una novità assoluta all'interno del panorama regionale. Vai avanti, non c'è? Vabbè, se questo vale quello che ho detto prima, ok. Una cosa importante, abbiamo mutuato da quella che era la legge precedente il sistema della bottega scuola e del maestro artigiano, cioè è rimasto immutato, perché l'abbiamo ritenuta una previsione buona, quindi secondo noi andava lasciata così com'era. Abbiamo però notato ovviamente che molto probabilmente, nonostante la previsione era buona, appunto in gran parte è stata disattesa, quindi in quello che poi nell'ultimo periodo che vado a citare alla fine, capiremo come magari anche monitorare affinché tutto sia più efficiente. Quindi vi dicevo, abbiamo lasciato immutato il sistema bottega scuola e maestro artigiano della precedente legge, abbiamo inserito però anche in questo caso una novità, ovvero la promozione e il sostegno a progetti di valorizzazione e recupero degli antichi mestieri. Questo perché abbiamo pensato di realizzare appunto interventi che siano volti alla creazione di occupazione giovanile anche nell'ambito di quelli che sono gli antichi mestieri in via di estinzione sostanzialmente. Questo per permettere anche un ricambio generazionale e un passaggio proprio di tradizione e di cultura che per quanto riguarda soprattutto le specificità del nostro territorio pugliese sono veramente molto importanti
appunto andrebbero valorizzate. L'ultima previsione è quella del monitoraggio. Sostanzialmente abbiamo previsto nell'ambito del rafforzamento, appunto, che riteniamo necessario il rafforzamento del sistema di monitoraggio, la sottoscrizione di un protocollo di intesa con la Direzione Territoriale del Lavoro per la definizione appunto di azioni che siano rivolte al controllo, al monitoraggio appunto di quello che è diciamo il cosiddetto apprendistato non genuino, o comunque il monitoraggio che l'abbiamo previsto semestrale. Ovviamente sarà materia di giunta, però di regolamento, scusate, però abbiamo già dato un indirizzo, vorremmo che appunto fosse semestrale il monitoraggio. Ciò per consentire appunto l'analisi ex post, sì, ma anche per rafforzare quelle che possono essere la prevenzione di eventuali illeciti.